abbassiamo un po'. Allora io intanto vi do il benvenuto, vi prego di prendere posto. Voglio intanto ringraziare gli ospiti che hanno preso parte a questo convegno. Un sentito ringraziamento va alla sovrintendenza archivistica, in particolare a Maria Teresa Spinozzi, che è qui tra il pubblico, che ci ha aiutato nella giornata di mercoledì a un incontro molto partecipato con gli studenti e che ci ha consentito anche di avere in questa sala del Consiglio Comunale. Abbiamo superato anche questa nuova frontiera, abbiamo la sala del Consiglio Comunale, un posto dove si può anche esporre questa bellissima mostra rivisitata e dedicata a Corradino Lascano. Poi voglio ringraziare l'Associazione Prima Pescara, che sono un'associazione di ragazzi molto molto attivi sul nostro territorio e che si occupano appunto della riscoperta delle tradizioni, della cultura e dei personaggi di Pescara. Leonardo, accomodati qui da me. Un ringraziamento lo voglio fare al signor Benignetti, che non vedo in questo momento ma c'è sicuramente, che è il consigliere nazionale del Vespa Club, come pure il Vespa Club di Pescara. Avete visto dei modelli che sono sotto nel piazzale del comune e ne vedete uno bellissimo, che è la Vespa 98, mi sembra questa è la quarta edizione che è uscita nel 1947. E anche questa è una piccola particolarità, mi diceva proprio Benignetti, che è il fatto di essere appartenuta al papà di un noto giornalista abruzzese, che è Bruno Vespa. Lui l'ha ricomprata proprio dal papà di Bruno Vespa, quindi la Vespa dal papà di Vespa, insomma, anche questo è un pochino di allegria. Ringrazio naturalmente gli altri ospiti che sono qui, non posso non ringraziare in particolare Maria D'Ascanio, che vedete alla mia sinistra, che è la nipote dell'ingegner Corradino D'Ascanio, ma insieme a lei voglio ringraziare anche le altre due nipoti e due sorelle di Maria, che sono Paola e Anna, che vediamo qui in sala, veramente grazie. E ringrazio, grazie. Ringrazio naturalmente, lo vedete adesso, l'onorevole Antonio Castricone, che è onorevole di popoli, possiamo dirlo proprio così. Antonio, guarda, c'è una sedia di qua. Ok, e quindi nella stessa città natale di Corradino. E ringrazio naturalmente Yolanda Vincenco della sovrintendenza e Pietro D'Amato, che possono operare sicuramente tra gli studiosi più importanti del nostro territorio dell'ingegneria. Grazie. Poi volevo ringraziare in maniera particolare l'Università d'Annunzio, che oggi è presente alla mia sinistra, cioè il professor Andrea Vallicelli, che è un professore di design della facoltà d'Annunzio di Pescara. Per cui faccio un applauso. Grazie. L'applauso diventa un po' più grande. Diciamo, svegliamo una delle due cose importanti di questa serata, perché lui è il disegnatore di Azzurra. Se ricordate, Azzurra è la barca con cui l'Italia sfidò per la prima volta questa competizione di American Cup, American Cup. Quindi grazie per questo. Beh, sono abituato a questo. Presidente, è stato l'applauso. Grazie, naturalmente adesso il Presidente lo facciamo intervenire subito, perché sicuramente è benissimo. Ringrazio anche Leonardo Araneo, che è un regista romano, ma pescaresi diciamo di adozione, perché ha fatto due bellissimi documentari che riguardano la nostra regione. Uno riguarda la Coppa Cervo, come voi sapete, diciamo, abbiamo contribuito a riscoprire nella nostra città come iniziativa della Presidenza del Consiglio Comunale, e poi il secondo video è quello, il secondo documento, che è quello che proiettiamo stasera, si chiama appunto Una Vespa mi appunto, ed è proprio dedicata a Corradino D'Ascanio. Vedete che molti dei personaggi che siedono qui a questo tavolo fanno parte di questo documentario. Ringrazio anche le forze di polizia che sono presenti, sono state presenti già mercoledì, le ringrazio in particolare anche per la presenza odierna, e ringrazio Vincenzo De Santis, che non vedo, eccolo qui, che è un collega nel senso che è un avvocato come me,
di popoli che si occupa appunto moltissimo di Corradino Lascari, tanto perché il 25 di giugno di quest'anno terrà proprio una manifestazione in ricordo di Corradino Lascari. Come vedete sono tantissime le attività che riguardano questo famoso ingegnere. Noi quest'anno lo abbiamo ricordato per due motivi. Il primo è tutti noto, i 70 anni della Vespa. 70 anni della Vespa quest'anno, la Vespa venne messa in commercio nel 1946, quindi un anno dopo l'uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, e in questi anni è stata venduta in circa 18 milioni di esemplari, 150.000 addirittura nel 2015, un vero e proprio simbolo, possiamo dire così, dell'Italia. Se mi permettete un attimo una frase ad effetto, l'Italia si rimetteva in moto sulla Vespa proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale. Era un desiderio di una mobilità autonoma dei singoli cittadini che cercavano di avere un mezzo di locomozione in un periodo in cui tutte le strade erano asfaltate, perché uscivano appunto dalla Seconda Guerra Mondiale. E Corradino Lascari è stato un ingegnere che trasformò il paperino iniziale in Vespa, no? E lo fu ricordato soprattutto per questo e per tanti altri modelli che riuscì a migliorare nel corso degli anni. Addirittura si racconta di lui che quando presentò la Vespa a Enrico Biagi gli disse: per come snella e per il ronzio che fa sembra una Vespa, e da qui nasce appunto il nome Vespa da questa foto. Però non tutti ricordano che poi ci fu una seconda frase, la risposta di Corradino Lascari, che fu: peccato che non vola. Perché questo era, diciamo, il vero desiderio di Corradino, che era il volo, no? Il volo verticale, gli elicotteri che caratterizzarono i primi esperimenti in un terreno, tra l'altro, di Pescara, prima ancora poco, diciamo, molti esperimenti da giovane, poi a Pescara, nel terreno dell'ex fonderia Camprone. Lui cercava i primi voli verticali con il DAT, cioè con il Lascari Troiani, il suo benefattore in questo senso. Quindi sono tante le cose da dire su questo ingegnere abruzzese, cercheremo di dirle tutte quante stasera, di farle conoscere un pochino di più alla nostra città, al nostro Abruzzo. Io vi ringrazio per essere presenti e chiederei adesso un saluto. Voglio giustificare il sindaco che è a Palermo, dove si svolge il raduno nazionale dei bersaglieri, e a Palermo che il prossimo anno sarà a Pescara il raduno nazionale dei bersaglieri, quindi va a prendere il testimone, e giustifico anche la presidente della fondazione Pescara Abruzzo, la nuova presidente Paola Damiani, che oggi non è potuta essere con noi ma vi saluta. Quindi il primo saluto della serata lo facciamo dare all'onorevole Castelbuono. Prego Tony. Grazie ad Antonio, presidente del Consiglio, grazie a tutti voi. Non potevo mancare per tanti motivi, il motivo più semplice, quello più banale se volete, è quello di essere concittadino di Corradino Lascari, che è Lascari il cittadino più illustre di Como. La sua storia, le cose che ascolterete, che vedrete in questo nuovo video, sono così straordinarie che non possono che farlo essere non solo un cittadino illustre di una piccola realtà come quella di Popoli, ma penso dell'intero Abruzzo, e il suo genio ovviamente è andato ben oltre i confini della sua terra. È un genio, un orgoglio dell'Italia, un orgoglio internazionale, una persona che ha saputo mettere in piedi due grandi invenzioni, una che se vogliamo è quella un po' anche della quotidianità, della vita di tutti i giorni, dei ricordi più belli, anche di alcuni film celebri, penso a Vacanze Romane, al viaggio sulla Vespa, appunto, di questa grande invenzione, se vogliamo, oggi può sembrare scontata, banale, perché di scooter, di motoscooter, di questi mezzi di trasporto se ne vedono tanti, ma che se la vediamo nel momento in cui essa ha avuto origine, quando c'è stata questa invenzione, ha di per sé rivoluzionato il trasporto delle persone, perché a quell'epoca di fatto ha rivoluzionato il trasporto delle persone. L'ha fatto con un mezzo bellissimo, perché insieme all'ingegneria ha messo in campo anche un fatto estetico, una capacità anche di coniugare tecnica e stile, che non è una cosa mai
che è quella cosa che poi si ricerca oggi sempre di più, se vogliamo anche in maniera esasperata, per poter appunto rendere un prodotto non solo funzionale ma anche bello e quindi vendibile. E questo ha determinato ovviamente il successo di questo Lenzo. E ancora di più, ricordando alcune delle cose che sono scritte, diciamo, su questa brochure di presentazione, quella che poi è un'invenzione ancora più rivoluzionaria, che è quella dell'elicottero, e che se non ha trovato la sua compiutezza, così come molti di voi sicuramente sapranno, però ne ha determinato il fatto di permettere ad un mezzo di poter salire in verticale, a differenza di quello che fanno gli aerei, che prendono la rincorsa, per dirla volgarmente, e poi spiccano il volo. L'elicottero di per sé una invenzione straordinaria, diversa rispetto a qualsiasi altro mezzo appunto di trasporto aereo, e ancora oggi con tutte le sue funzionalità, perché poi dietro l'invenzione, dietro il genio, c'è anche da capire cosa resta di quello che la persona è capace di inventare. Che cosa resta? Restano due grandi, per citarne due grandi invenzioni che sono oggi funzionali nella vita dei nostri giorni, alla vita appunto, se vogliamo, del tempo libero, del divertimento, del trasporto anche urbano, e un'altra che può riguardare tante altre cose, dal trasporto sanitario, di emergenza, vigili del fuoco, tante altre cose. Quindi al genio e all'invenzione resta anche una quotidianità di utilizzo, di concretezza rispetto a questo. E a me fa molto piacere che questa giornata venga celebrata a Pescara, la città più importante della nostra provincia, dell'Abruzzo, senza offesa per altri, diciamo, una città non solo più grande, ma diciamo un po' il motore della nostra regione, che venga celebrata questa figura, che, come è stato ricordato, è una figura che però viene ovviamente giustamente celebrata anche nel suo paese natale. E penso che anche rispetto a questo Popoli, la sua città di origine, debba e possa fare un ulteriore sforzo rispetto alla memoria di questa persona, che può essere interpretata e può essere ricordata in tanti modi. Noi usciamo da una vicenda complicata, che è quella del terremoto dell'Aquila, e lo dico perché questo ci ha privato di molti spazi, di alcuni spazi dove c'era anche un'esposizione, se vogliamo, forse ancora piccola, ma comunque c'era, di tutte le opere ingegneristiche, di alcune opere ingegneristiche appunto di Tascagno, e dobbiamo recuperare quegli spazi nella misura in cui noi abbiamo e dobbiamo avere l'intenzione di dare e di caratterizzare, fra le altre cose, la nostra città come la città natale di Corradino Tascagno. Perché sono contento quando Montesilvano intitola il liceo scientifico a Corradino Tascagno, per un verso. Un po' mi fa rabbia se non siamo noi stessi, lo dico da popolese, tanti popolesi che pensavo capiranno, se non siamo noi stessi a dare comunque un'ulteriore valorizzazione a questa straordinaria persona, a questo straordinario e forse inimitabile personaggio, che a Popoli, concludo qui, ha lasciato altre tracce anche di opere, se vogliamo, di ingegneria civile, dalla Cappella Gentilizia Familiare al Monumento ai Caduti. C'è una serie di altre opere che testimoniano anche la sua vicinanza e la sua presenza al proprio paese, perché certo lui è dovuto andare al Pontedera, stare alle Fonderie Camplone per poter mettere in pratica il proprio genio, ma non ha mai dimenticato, con la presenza fisica e con una presenza che è ancora tangibile nella nostra città, il proprio paese e le proprie origini. E quindi non possiamo che trovare tutti quanti insieme il modo per far sì che questa persona, una persona, un grande abruzzese, se vogliamo parlare, ma io dico un grande italiano, nella propria terra d'origine abbia non solo un ricordo come quelli che spesso si producono, ma un ricordo che sia all'altezza del suo genio e della sua straordinaria capacità di ingegnere. Grazie, e faccio ancora i complimenti a Antonio per giorni. Allora adesso diamo la parola a Maria Tascagno, una nipote di Corradino, che ci aiuta nel suo intervento anche con delle slide.
innanzitutto vi ringrazio a nome anche delle mie sorelle, perché per noi parlare del nonno è sempre una grande emozione, oltre che un piacere, e soprattutto in questa occasione che è per festeggiare il compleanno dei 70 anni della Vespa e anche 35 anni della morte, che vedevo scritta prima e alla quale non avevo pensato, sono tanti anni. E inevitabilmente, quando io mi trovo davanti a tante persone che sono qui per ricordare mio nonno, non posso non pensare che lui si affacci dalla porta e ci guardi tutti e dice: voi cosa state facendo tutti qua riuniti? E si sorprenderebbe moltissimo di vedere tante persone che hanno lasciato impegni, cose importanti, usano due ore del loro tempo per parlare di lui, quindi probabilmente ci manderebbe tutti a casa a fare cose più utili, a lavorare, a stare con le nostre famiglie. Ecco, mi immagino sempre, mi viene in mente questa immagine, bisogna che me la passi, perché è proprio il nonno, è questo, no? Quindi si sorprenderebbe, perché non capirebbe perché tante persone parlano di lui. E ormai avete letto tanti aneddoti, qualcuno ha studiato la vita, sa tante cose anche più di noi sul nonno, no? Quindi anche sul suo carattere, sulle sue sensazioni, sui suoi modi di fare, insomma. E poi in tante interviste ci sono state, tanti articoli di riviste, ultimamente anche in occasione dei 70 anni della Vespa, quindi sapete tante cose, tante le scoprirete nel documentario di Leonardo Araneo, che accuratissimo e dettagliatissimo racconta tante cose che non si conoscono. Allora io prenderei invece spunto da un articolo che per caso 2 o 3 giorni fa ho avuto occasione di leggere, cioè veramente per caso, perché è uscito l'anno scorso, ma mio nipote mi ha detto: guarda che cosa mi hanno mandato. Un articolo di Pierluigi Panza, che ha una lunga disquisizione su che cos'è un'opera d'arte e tutto quello che sta dietro l'opera d'arte, no? Quindi anche manovre poco pulite sulla critica dell'arte, eccetera. E questa lunghissima intervista, che poi potete leggere e trovare, alla fine si conclude con una domanda a Panza, e l'intervistatore gli dice: ci dica un'opera d'arte contemporanea che apprezza. Insomma, in definitiva, dopo tutte queste disquisizioni, ci dica un'opera d'arte che lei apprezza. E lui risponde: la Vespa progettata dall'ingegner Corradino d'Ascanio. È nata da un disegno, poi da un prototipo, è stata messa sul mercato, è andata in società, ha trovato un consenso per nulla costruito, zero biologismo estetico, la forma è davvero accattivante, un'opera di ingegno e poesia. E si conclude l'intervista, assolutamente in modo inaspettato, perché quando mi ha mandato, senza dirmi perché mi aveva mandato l'intervista mio nipote, io ho detto: mamma mia, com'è lunga, non finisce, ma come mai mi fa leggere questa cosa sull'arte che non è nemmeno il mio campo? Quindi. E poi in queste ultime 5 righe si svela questa, insomma, questa sua passione per, cioè, lo dice in parole molto semplici, ma secondo me azzeccatissime, soprattutto le ultime 2, dice: un'opera di ingegno e poesia. Ingegno e poesia, io le ho trovate veramente 2 parole chiave che raccontano più di tutti gli aneddoti e più di tutti gli articoli che a volte vengono scritti sulle riviste. Dunque, l'ingegno. Per noi il nonno in casa era la soluzione di tutti i piccoli problemi. Quindi l'ingegno, benissimo di aver costruito e inventato la Vespa, l'elicottero e tante altre cose, però anche l'ingegno e la prontezza di risolvere il problema della biancheria che non si asciugava e quindi di costruire un'asciugatrice, cioè l'antenata dell'attuale asciugatrice, e tanti altri piccolissimi, infiniti problemi. E quindi noi telefonavamo al nonno per dire: vieni che guarda, abbiamo questo problema, la mia sorella che si è rotta il braccio e non poteva scrivere, quindi è stato costruito il ciarrellino per scrivere, insomma, infinite piccole trovate, invenzioni, tra virgolette, che a noi ci risolvevano la vita, no? E la vita di tutti i giorni. Quindi per noi non era un nonno famoso, noi non respiravamo questo in casa.
da fare. Ecco, quindi il nonno famoso noi non l'abbiamo mai percepito fino a che pochi anni fa, poi al 50° della Vespa ci hanno invitato, ma insomma, ecco, essendo lui molto modesto, noi non abbiamo mai percepito questo da lui. Ecco, l'altra parola è poesia. E poesia, io la traduco di nuovo nella vita di tutti i giorni, nel rapporto con lui, era l'affetto, l'attenzione per noi bambini, il saper stare con noi, ma non per passare del tempo con noi, ma per pensare alle nostre necessità, che erano quelle di giocare, di divertirci. E i bambini spesso si annoiano ai pranzi dove i grandi parlano di cose da grandi, no? Ecco, per noi era un piacere stare a tavola fino alle 4 o 5 di pomeriggio, perché lui ci faceva fare giochi con prestigio. A me portava Luna Park, io ho memoria, portava Luna Park con la macchinetta che conoscete, la 400 Vespa, e a Luna Park nel Castello dei Fantasmi mi portava con la torcia, perché non c'era verso di fargli spegnere la luce, perché voleva vedere i trucchi. Quindi il signore dei biglietti a fatica diceva: ma guardi che non si può tenere la luce accesa. E lui rispondeva: ma siccome è buio, io accendo la luce. Quindi, cioè, la razionalità prima di tutto, però i bambini erano contenti di questo, perché in effetti ci svelava quello che non si poteva vedere a cose normali. Ecco. Quindi il ricordo nostro del nonno è quello di una persona, essenzialmente di un nonno, ecco, come si concepisce il nonno, cioè una persona affettuosa, presente, attenta. Per il mio compleanno mi portava a comprare il regalo, no? E mi diceva: scegli le due di regali. E dice: perché due? Ma perché due sono meglio di uno, no? Sì, ovviamente. Fino è più contento se vuole fare due regali invece di uno. E quindi mi ricordo che da questo negozio si uscì con due peluche, un cane e un coniglio. Ecco, quindi questo è quello che noi abbiamo sempre vissuto fino a che lui è morto, anche negli ultimi anni. Negli ultimi anni era meno presente, come sapete, però la vista di un'immagine di un elicottero, il sentir parlare di volo o di Vespa, gli si illuminavano gli occhi, ecco, e sordeva. Quindi evidentemente è un'altra caratteristica che direi, è anche un messaggio, è quello che il suo sogno non è mai morto, cioè fino agli ultimi giorni della sua vita ha portato avanti questo, cioè ha perseguito con costanza questa idea del volo, che poi non ha mai raggiunto, e che però, ecco, l'idea che con tutte le sue energie, anche senza soldi, però si è andato avanti per perseguire quello dove voleva arrivare. No, questo è un messaggio che credo per i giovani sia molto importante. Voi avete fatto il convegno con gli studenti delle scuole, immagino che questo sia venuto fuori, no? Io insegno al liceo e gli studenti sono molto sfiduciati, c'è la crisi, non c'è lavoro, che cosa facciamo dopo, non ci impegniamo perché tanto non possiamo fare niente, e hanno anche pochi sogni, ecco. E io credo che invece, insomma, la passione nella vita sia un po' il motore che fa andare avanti tutti. Ecco, questo il nonno ce l'ha insegnato e ce l'ha mostrato fin dagli ultimi giorni della sua vita. Dunque, è questo che vedete, ecco, no, prima, dunque, è questa una presentazione, qualche foto che avevamo messo insieme perché a Pontedera hanno organizzato il 23 di aprile, che è il giorno, hanno deciso essere il compleanno ufficiale della Vespa, perché è il giorno che hanno presentato il brevetto a Firenze, e hanno inaugurato una mostra sulla Vespa e il viaggio, no? Tutte le persone che hanno fatto un viaggio con la Vespa per il mondo, e potevano mandare un piccolo filmato, noi di viaggio non li abbiamo fatti, e
Allora con le mie sorelle abbiamo messo insieme qualche foto questa foto di apertura è una Vespa, ok? Però è una Vespa particolare perché è un ricamo di una tovaglia che la nostra nonna aveva fatto fare con delle vespe, delle piccole eliche e degli elicotterini, ed era la tovaglia che veniva sempre messa in tavola quando facevamo pranzi, compleanni, famiglia. Quindi ecco, abbiamo preso questo disegno e questa è la sua firma. Ecco, questo voi lo conoscete meglio di noi, però eravamo a Pontedera e la casa natale, insomma, nessuno la conosceva. Ecco, questa è la nostra nonna, che assomiglia molto a noi, tra l'altro, e è stato un grande amore, lo sapete tutti, e poi è morta molto giovane, poi lui si è risposato a 70 anni con una nuova nonna, molto simpatica. Ecco, questo è la loro famiglia, e il nostro zio, quello nel mezzo, più grande, Giacomo, e il nostro padre, che è quello più piccolo, Giorgio. Ecco, questa è la nana. Ah, si vede la foto forse. Ah sì, questa è la Paola, mia sorella, lì, cresciuta ora. Ecco, queste foto le abbiamo messe perché lui era, come dicevo prima, molto affettuoso, e questa è l'altra mia sorella, Anna, Carnevale di Viareggio, dove già aveva portato le mie sorelle. Questa è la mia mamma, e al lavoro con piacere, perché era sempre contento di passare tutta la sua giornata, la mattina si alzava alle 4 per andare in garage a lavorare, quindi per lui lavorare era un piacere. Anche questo messaggio mi pare abbastanza interessante. Ecco, sempre con qualcuno, i disegnatori, lui diceva che erano fondamentali, perché poi erano quelli che mettevano in pratica l'idea, no? Quindi anche qui abbiamo scelto questa foto con loro. Sempre impegnato ma soddisfatto, questo perché veramente lavorare era un piacere. Ecco, questo è il progetto. È una gioia da condividere, qui c'è il dottor Piaggio al centro. E, ecco, la festa per l'obiettivo raggiunto era con altri, insomma, non c'era mai solo arrivare per primi, era un gioco di squadra, no? Quindi questo, anche questo l'abbiamo sempre percepito. E questo è Agnelli, ho messo aperitivo con amici, abbiamo trovato questa foto, e probabilmente era il matrimonio di... Questa è la milionesima. E al MoMA di New York, immagino che sappiate che c'è un esemplare di Vespa, e il Palazzo della Regione, appunto. E questa è una targa che è stata messa davanti al Museo Piaggio dal Rotary di Pontedera, e questo è appunto il liceo di Montesilvano. Questo è l'aeroporto di Pisa, che si chiama Galilei, ma il piazzale si chiama Corradino d'Ascanio, anche se nessuno lo sa. Infatti non c'è più neanche la targa, ora la rimetteranno ogni tanto. Questa è una Vespa che abbiamo noi in casa, anzi la mia sorella, e è uno scultore che ha fatto questa Vespa di legno con un sacco di gente sopra, per vedere appunto, per mostrare che è un mezzo veramente per tutti. E di tutti i materiali, queste sono vespe che la mia sorella ha in salotto, di tutti i materiali, di ceramica, di latta, di alabastro, di vario tipo. Là in fondo c'è un cuscino, e questi sono tre ciondoli che abbiamo fatto fare a Napoli con delle foto, perché per noi la Vespa è un gioiello. Questo è un raduno di Vespa a San Rossore, questa è la mia sorella. E questo è quando siamo venuti a Popoli qualche anno fa.
E qui siamo al Museo Piaggio in occasione di uno dei nostri compleanni quella volta, non svelo di chi, perché la foto è recente e comunque siamo tutte e tre. I capelli no, ma non ce l'aveva come sapete, quindi non l'abbiamo visto. Ok, grazie. Riaccendiamo un pochino le luci e diamo la parola appunto al professor Andrea Panicelli. Bene. Grazie, grazie per l'invito, porto ovviamente i saluti del nostro rettore Carmine Emilio che è fuori Pescara per ragioni di impegni accademici e quindi lo rappresento dando come è stato già preannunciato una notizia che riguarda l'istituzione di un nuovo corso di laurea promosso dal nostro Dipartimento di Architettura all'interno ovviamente dell'Ateneo Gabriele D'Annunzio, un corso di laurea triennale in design che abbiamo avuto l'onore del permesso da parte delle nipoti Maria, Anna e Paola di Dascanio di dedicarlo alla memoria ovviamente di Corradino Dascanio. Di questo qui ovviamente le rendiamo un grande piacere e un grazie da parte dell'Ateneo. Era questa qui, confesso, un'idea che avevo avuto quando cominciamo a parlare l'anno scorso, anche 2 anni fa, dell'istituzione di questo nuovo corso di laurea in design che avrà diversi filiere all'interno, che andranno dalla comunicazione fino al design di prodotto e al design dell'interior come specializzazione. Era un obiettivo, un progetto che era in animo del nostro Dipartimento, del nostro Ateneo da molto tempo, si è concretizzato quest'anno, abbiamo avuto proprio anche recentemente ormai l'approvazione finale da parte del Ministero dell'AMO di tutti i passaggi burocratici importantissimi e quindi è una notizia che do anche in forma ufficiale per la prima volta e vi ringrazio di avermi dato l'occasione. Dicevo, 2 anni fa quando cominciamo a parlare della necessità, ormai il tempo giunto di aprire un corso in design nella regione Abruzzo, faccio presente che sono coinvolti anche in forma di contributo didattico gli altri 2 atenei, quello dell'Aquila per la parte di ingegneria e quello di Teramo per gli aspetti di semiologia, e quindi è un corso regionale nel vero senso della parola. Io pensai che poteva essere dedicato appunto a Corradino Dascanio. E questo prima che mi rendessi conto, confesso, che ricorreva quest'anno poi il 70° anniversario del prodotto più conosciuto dal punto di vista mediatico, dal punto di vista proprio del prodotto industriale, che è appunto la Vespa, per la quale stiamo oggi facendo una conferenza e una celebrazione. L'avevo fatto per un'altra ragione. La ragione era proprio alla figura del designer. Adesso vorrei spendere qualche parola, se mi permettete, perché vanno chiariti alcuni punti. Quando si parla di design ci sono tanti modi di intendere il design, c'è un'ampia letteratura proprio sul significato, sull'origine del termine, su come lo si intende, ma insomma design, come sappiamo, è una parola tanto di origine inglese per come viene utilizzata oggi, ma originariamente è una parola latina, no? Che è disegno, disegnare, quindi è proprio il progettare. Quindi design è progettare. Il termine ha nell'inglese una contrazione perché serve l'industrial design, quindi serve il progetto di che cosa? Del prodotto industriale. Il progetto del prodotto industriale che cos'è? È il progetto, se vogliamo, in maniera più ampia di una merce, cioè di un prodotto realizzato con tecniche industriali che viene immesso in un certo mercato, quindi ha anche una dimensione economica, differentemente da altri progetti che possono essere anche immateriali o che possono essere ad esempio già
già l'architettura, non che l'architettura non abbia una dimensione commerciale, però in genere l'architettura si intende quell'artefatto, cioè quell'oggetto realizzato attraverso una tecnica che è destinata anche a identificare socialmente un determinato contesto, no? Proprio il locus, come si dice, no? Quindi, per cui il prodotto, il design, il prodotto industriale è un progetto di qualche cosa che ha una dimensione tecnologica, no? Per cui il prodotto fatto secondo alcune metodologie e tecniche, secondo alcune ingegnosità, poi vengono da alcune cose che ha detto Maria poc'anzi, che mi hanno assolutamente colpito per la chiarezza e sinteticità, ha una dimensione ovviamente commerciale, perché deve essere venduta a un target di riferimento, va venduta a qualcuno, no? E ha poi una dimensione di comunicazione, di servizio, se vuoi. Quindi è veramente multidisciplinare, multiforme come artefatto, come prodotto di un ingegno. Paola, e questo io mi riallaccio a quello che diceva poc'anzi, Maria, scusa, quello che diceva poc'anzi, parlando del nonno, diceva, ma era ingegno e poesia insieme. E certo, ingegno e poesia. Ingegno è proprio quello che fanno gli ingegneri, no? Che appunto inventano qualche cosa. Inventare vuol dire dal latino non invento, cioè non è creare, a me non piace la parola creare, vuol dire cercare e trovare qualche cosa, dove trovare nella propria memoria, nella propria sensibilità, nella propria cultura, nel proprio contesto in cui si vive, nella propria società. E l'altra è la poesia. E la poesia che cos'è? Io ricordo una definizione che ha dato un critico una volta, non ricordo neanche il nome, che parlava della poesia come l'attraversamento di un meridiano di silenzio. Che vuol dire? Attraversare un meridiano di silenzio, cioè rendere attraverso il passaggio di una linea immateriale, ideale, qualche cosa che c'era in una forma differente prima, in una forma diversa dopo. Quindi è una trasformazione, mettere in forma differente elementi materiali o immateriali. I poeti lo fanno lavorando sul linguaggio, su quello che noi riteniamo la parte più astratta, no, della nostra espressione antropologica umana. Gli ingegneri lo fanno nella parte materiale, insieme all'industria. Allora, veniamo all'oggetto della celebrazione, alla Vespa. La Vespa è l'emblema dell'ingegnere Tascagno, almeno tutti la associano al mondo con la Vespa. Io anche come diciamo, studioso di design, come insegnante, come docente, come professore, come progettista, io sono un designer, anche se sono laureato in architettura per tutta la vita, ho fatto in qualche modo un pochino quello che ha fatto anche l'ingegnere Tascagno, in un'altra età, in un'altra epoca, ma pure io vengo da un settore dove c'è una progettazione di oggetti materiali, no? Il mio campo è quello della nautica, il progetto Barca, da una vita ne ho progettate ormai quasi 200 realizzate, e sono prodotti industriali, prodotti della trasformazione di idee ingegneristiche legate alla meccanica dei fluidi, no? Alla fluidodinamica, e qui c'è anche una certa vicinanza. Mi sono messo recentemente, quando appunto abbiamo cominciato i lavori per l'istituzione del corso di laurea, abbiamo pensato di dedicarlo a quella di Tascani, mi sono messo a studiare un pochino di più quella di Tascani, che confesso lo conoscevo fondamentalmente come progettista della Piaggio, che sapevo che aveva, lui è laureato in ingegneria industriale, no? Ecco, all'epoca si chiamava così, all'inizio del Novecento, come mio nonno, che era un altro ingegnere un poco più anziano, anche lui di Pisa, dicevo, parlando con dei nipoti, era un ingegnere, si chiamava Civili, no? Ma l'ingegnere Tascagno era uno che aveva la passione per la disciplina più importante del Novecento, che era l'aeronautica, perché basti pensare che i fratelli Wright, che sono quelli che hanno iniziato a fare l'esperimentazione del volo, vengono fatte nei primi del Novecento, no? 103, 104, e ci vogliono soltanto poco più di 60 anni per arrivare sulla Luna. Cioè, pensate che razza di evoluzione c'è stata dai primissimi anni del Novecento fino a
alla fine del 69 si dà solo il nome, per cui la scienza e la ricerca e l'ingegneria aeronautica e lo spaziale in 60 anni è passata dalle immagini che noi vediamo, quelle tra l'altro che fanno riferimento ai primi esperimenti degli elicotteri sono degli anni 20, per cui dagli anni 20 in poco più di 40 anni, 50 anni si è trasformato. Quindi quello è il settore dove c'è la ricerca, cioè io dico ci lavorano quelli duri, cioè quelli che affrontano le cose e prendono il toro per le corna, cioè che si espongono, che rischiano anche la vita, come sappiamo dai filmati, lo stesso ingegnere Tascani lo sappiamo che ha rischiato la vita nelle prime sperimentazioni. Dico questo con una certa passione perché mi ricorda anche in fondo quello che ho fatto in una certa forma, molto meno rischiosa anch'io. Ho disegnato imbarcazioni da regata, anch'io ho sperimentato navigando in mare a volte anche piuttosto duretti, di notte, cioè la sperimentazione ingegneristica, quella della fluidodinamica, è una sperimentazione di avanguardia che tra l'altro condiziona tutto il Novecento, tutto il design, quello che si chiama lo styling, che lo abbiamo visto nelle automobili, se pensate alle pinne delle automobili americane della General Motors degli anni 20 e degli anni 30, a tutto quel design americano che ha riprodotto con lo stile dai ferri da stiro ai treni, è tutta un'evocazione stilistica dell'industria aeronautica, della ricerca aeronautica. Quindi qui siamo con Tascani negli anni 20 e 30 nel cuore della ricerca. E guardate che l'elicottero, da un punto di vista della complessità e della difficoltà di progettazione meccanica e fluidodinamica, è forse una delle macchine più complesse che ci sono da disegnare e da progettare. Per cui il motivo per cui gli elicotteri cominciano a trovare una dura applicazione civile nel dopoguerra e anche militare dopoguerra, perché sono macchine difficili, sono macchine complicatissime. Quindi l'ingegnere Tascani non stirava indietro la manina, come si dice, si metteva anima e corpo, ci metteva non solo la faccia, ma l'intelligenza dentro alla progettazione delle macchine per le quali era appassionato. Io leggendomi in questi giorni un po' di più, approfondendo la sua biografia, e sarò molto felice di sentire degli esperti, degli storici che parleranno dopo di me per saperne ancora di più, mi sono fatto un'idea molto, come dire, intuitiva. Cioè Tascani, più che disegnare una Vespa, voleva disegnare gli elicotteri, cioè voleva andare là dove c'è la battaglia, quella più dura, cioè dove si fanno le cose e si rischia, dove si rischiano capitali, si rischia la vita, dove, perché quella era la frontiera. Quindi il coraggio c'è. La Vespa, veniamo alla Vespa. La Vespa, io come tanti altri, credo, non soltanto per una ragione di carattere, come dire, affettivo, nostalgico, riteniamo che quella o quei modelli che vanno dal punto 46 fino ai primi anni 50 siano i più belli. C'è una ragione molto semplice. E che in questi modelli qua c'è un rapporto strettissimo tra l'ingegno dell'ingegnere, cioè fra quello che l'ingegnere risolve nella sua operazione di relazione con gli aspetti funzionali e gli aspetti morfologici, che sono strettamente legati. Cioè non ci sono tante sovrastrutture di carattere estetico-simbolico, ma ne sono semplicemente il risultato. Quindi non voglio fare adesso il funzionalista, ma qui c'è un rapporto strettissimo, come c'è in tante opere del design. Sappiamo benissimo che le armi sono belle da vedere, no? Anche se mettono paura. Ma perché sono belle da vedere? Perché noi siamo portati ad associare un valore quando c'è un rapporto stretto fra la forma e la funzione di un oggetto, quando non c'è una sovrastruttura simbolica nell'oggetto. La Vespa è uno di questi esempi canonici. Tutte quelle che sono seguite, io dico fatta eccezione per l'episodio della Vespa 48 del Cinquantino famoso, che quello lì è il frutto di una grande intuizione di marketing che risolleva la Piaggio da un periodo di flessione dal punto di vista delle vendite. Ma tutte le Vespe che sono seguite alle prime sono Vespe che si sono sovrastrutturate da un punto di vista morfologico,
quindi sono a mio avviso inferiori. Qui c'è ancora la mano, si sembra un ingegnere che trova soluzioni formali, basta pensare alla carrozzeria, sappiamo tutti che la Vespa è stata concepita con le scocche portanti, no? Per cui c'è, si piega la lamiera, gli si dà forma e gli si dà una funzione di robustezza. Quando io disegno, perdonatemi, non volevo citare me stesso, non mi avete provocato, quando io disegno la forma di uno scafo, di una galera, la forma di una galera, soprattutto di una barca a vela, che è un'altra macchina piuttosto complessa, perché sta fra due fluidi, anche quella lì non è tanto semplice dal punto di vista dell'ingegneria, la forma di una galera, di una barca a vela, piace ai ministri, a volte non sanno neanche perché, ma perché la associano con le sue prestazioni. Lì la forma, che ha una funzione prestazionale, quindi che attiene alla meccanica dei fluidi, all'architettura navale, come si chiama, e la forma che la si associa alla sua eleganza, alla sua bellezza, al fatto che è un oggetto veloce, no? La parola proprio yacht in inglese, vuol dire questo qua, viene da, c'è la storia dell'etimo della parola, ma insomma arcaicamente ha a che fare con la caccia, col vento, viene dall'olandese, viene dal tedesco, jagen, vuol dire cacciare, quindi c'ha dentro nella sua stessa parola una natura di aggressività. Guardate che la Vespa succede anche lo stesso, altro colpo geniale del gruppo che lavora intorno alla produzione di un'opera di ingegneria come appunto industriale, come la Vespa, la chiama Vespa. La chiama Vespa perché c'ha, secondo me, la parte poppiera, direi io, la parte posteriore, come la parte posteriore della Vespa, a partire dal cuore, che si diceva prima, cioè, perfettamente, ci manca anche un giglione dietro, insomma. Ecco, poi la Vespa, sappiamo tutti, ovviamente che diventa un simbolo, diventa poi un esempio di comunicazione, sappiamo negli anni 60, chi slogan, insomma, basta pensare, io tra l'altro ho anche conosciuto quello che ha coniato lo slogan "in testa mangia la mela", ma lì percorriamo anche iconograficamente l'aeroporto, cioè quello che è stato fatto alla Piaggio è una... Siamo avanti decine di anni rispetto a quello che succederà dopo sul piano della comunicazione del prodotto industriale, quindi la Vespa è un miracolo. Viva la Vespa! Grazie, professor Marcelli. Presidente.